Buonasera e benvenuti al consueto appuntamento con Eccellenze Italiane. In questa puntata di oggi parleremo di chirurgia bariatrica. Per farlo ho il piacere di essere in collegamento con il dottor Pierpaolo Cutolo, che è responsabile dell'unità di chirurgia bariatrica del Policlinico San Pietro a Ponte San Pietro in provincia di Bergamo. Buonasera dottore e benvenuto. Buonasera a lei, grazie dell'invito. Grazie dottore per essere qui con noi. Quindi dottore, ci occuperemo di chirurgia bariatrica. Per chi tra i nostri telespettatori non lo sapesse, che cos'è la chirurgia bariatrica? È una chirurgia che si occupa di curare il paziente obeso, gravato anche dalle malattie metaboliche associate come il diabete, l'ipertensione, la dislipidemia. A differenza delle semplici dietoterapie, quindi questa metodica è in grado di assicurare un calo ponderale con una stabilità nel tempo. Ovviamente non tutti gli ammalati sono candidabili alla chirurgia dell'obesità, bisogna rientrare in un certo grado, quindi si fa un determinato rapporto peso-altezza o indice di massa corporea. Dal secondo grado in poi, con malattie associate, si è candidabili all'intervento. Questa è una patologia che è tendente all'ingravescenza, quindi è una malattia cronica degenerativa. Esistono più stadi di gravità e ad ogni stadio quindi poi è dettagliato un percorso particolare. Esistono differenti tecniche per i grandi obesi, quindi parliamo della superobesità al di sopra di 50 di indice di massa corporea, esiste il trattamento cosiddetto sequenziale, cioè far dimagrire gradatamente l'ammalato in modo da minimizzare quelli che sono i rischi preoperatori. Ovviamente si parla di chirurgia, quindi c'è tutto un inquadramento da effettuare. Il chirurgo non è l'unico a dover inquadrare l'ammalato, è sempre un team multidisciplinare dove ci sono chirurgo, dietista, endocrinologo, psicologo. Si fa un inquadramento anche da un punto di vista cardiologico, respiratorio. Quindi c'è tutta una valutazione multidisciplinare e poi l'ammalato può essere avviato gradatamente alla chirurgia. Ovviamente tutto in piena sicurezza, quindi se c'è da mettere a posto alcune patologie, far rientrare un diabete scompensato, ovviamente questo deve essere fatto per arrivare in massima sicurezza all'intervento. Presso il nostro dipartimento, quindi, la chirurgia viene effettuata con quella che è la metodica ERABS, cioè Enhanced Recovery After Bariatric Surgery, una metodica che permette una rapida ripresa dell'ammalato, una degenza di sole due notti e in terza giornata di solito si viene dimessi. L'ammalato quindi giunge con i suoi piedi in sala operatoria e viene riaccompagnato in sedia a rotelle, ben sveglio, viene fatto bere rapidamente, non si appongono sondini nasogastrici né catetere vescicale e quindi a poche ore dall'intervento già si cammina nel corridoio dell'ospedale. Dopo queste due notti di ricovero c'è la possibilità poi di poter afferire in casi selezionati a dei ricoveri riabilitativi nutrizionali ulteriori dove si viene assistiti da nutrizionisti, psicologi e fare anche la fisioterapia, quindi particolarmente indicato per i pazienti con problematiche respiratorie o di deambulazione, quindi si cerca attraverso la ginnastica attiva e passiva di far riprendere una completa mobilità all'ammalato. Ovviamente si parla di percorso bariatrico perché quindi c'è un inquadramento iniziale, la fase della chirurgia, e poi c'è tutta una fase postoperatoria dell'immediato, come abbiamo visto, del perioperatorio del primo mese postoperatorio, ma poi il percorso si completa con dei controlli che vengono fatti ad un mese, tre mesi, sei mesi, un anno, due anni dall'intervento, e in teoria una volta l'anno per tutto il resto della vita, dove si accompagna l'ammalato nella propria perdita di peso e quindi si valuta che il peso non sia correlato a carenze nutrizionali e per questo si esibiscono esami ematochimici, si valuta se è necessario prendere degli integratori nel post-operatorio, quindi l'ammalato viene accompagnato a 360 gradi.
Giustamente, dottore, come ci ha detto lei, il paziente obeso che decide di sottoporsi o che è candidabile alla chirurgia bariatrica non viene mai lasciato solo perché viene praticamente preso per mano dall'equipe multidisciplinare, quindi da diversi specialisti, e viene accompagnato lungo tutto il percorso, sia prima dell'intervento, durante naturalmente, e poi per dopo e, dopo e probabilmente per tutta la vita. Ma che tipi di intervento si possono fare, dottore? Allora, tutti gli interventi della moderna chirurgia dell'obesità vengono effettuati presso il nostro istituto. La maggior parte degli interventi viene effettuato in anestesia generale, completamente addormentato. La tecnica è quella laparoscopica, cioè attraverso dei piccoli buchini si entra nella cavità addominale. L'organo bersaglio di solito è lo stomaco, che è un organo che accoglie il cibo, lo rimpasta, inizia la digestione attraverso la lisi delle proteine e poi il cibo viene veicolato verso l'intestino, che è l'organo di assorbimento. Gli interventi che vengono fatti maggiormente sono la sleeve gastrectomy e il bypass gastrico, sia standard Roux-en-Y che nella modifica in mini gastric bypass. La sleeve gastrectomy è un intervento che consiste nella resezione dello stomaco verticalmente, si asportano circa 3/4 di stomaco e rimane un tubulo stretto e lungo del diametro di una moneta di 1 euro, del volume totale di 150 a 200 ml. Quindi 3/4 di stomaco vengono asportati, il cibo subito arriva sulle pareti dello stomaco, quindi si avverte subito un grande senso di sazietà. Ma soprattutto l'asportazione del fondo dello stomaco fa in modo che vengono aboliti alcuni ormoni che sono implicati nel senso di fame di inizio pasto, la grelina, e quindi c'è proprio un'abolizione del senso di fame da un punto di vista ormonale metabolico. Quindi c'è sia un effetto restrittivo, quindi di restringimento del volume dello stomaco, sia proprio un effetto ormonale metabolico. Quindi è un intervento molto potente per tutti gli interventi, si ha un calo di peso nell'arco di un anno, si perdono più chili all'inizio e a mano la perdita di peso rallenta fino a che poi entro un anno non si ferma. Uno degli altri interventi che effettuiamo maggiormente è il bypass gastrico, che in realtà è un intervento che è stato ideato sulla fine degli anni 60 negli Stati Uniti, è un intervento che viene effettuato sempre in laparoscopia e in anestesia generale. Consiste nel creare una piccola tasca gastrica del volume di circa 30-40 millilitri, quindi all'incirca una tazzina da caffè, in modo da creare un effetto restrittivo, e poi prendere l'intestino, andarlo a tagliare e unirlo a questo stomaco in modo da saltare una porzione variabile di intestino che è di circa 1,5 m, 2 m, poi può essere dettagliata a seconda delle esigenze dell'ammalato. In questo modo arriva solo un boccone alla volta nel taschino gastrico, il cibo poi viaggia direttamente nell'intestino, che di solito è abituato a ricevere il cibo già digerito dai succhi biliari, gastrici e pancreatici, e quindi invece qui arriva in una parte di intestino solo masticato, e questo pure fa produrre una serie di enterormoni che inducono il senso di sazietà e poi producono pure le cosiddette incretine, cioè degli enterormoni che stimolano le beta cellule pancreatiche a produrre più insulina. Quindi questo è un intervento molto potente nel dare la remissione del diabete, quindi una stabilità della malattia diabetica in assenza di terapia. Ovviamente la entità di questa remissione dipende dagli anni di insorgenza del diabete, dall'età dell'ammalato, dalla riserva pancreatica, da tutta una serie di valutazioni che vengono fatte all'ammalato nel preoperatorio. Quindi ogni ammalato, anche a seconda delle patologie associate, può ricevere un intervento dettagliato alle sue esigenze. L'intervento di bypass, per esempio, rispetto a quello di sleeve gastrectomy, riesce a risolvere meglio il problema del reflusso gastroesofageo, cioè un'acidità che sale al di sopra del giunto gastroesofageo e che può irritare la parte inferiore dell'esofago fino ad arrivare addirittura a volte alla gola. La sleeve è un po' ambivalente sul trattamento di questa patologia, mentre il bypass è risolutivo. Quindi negli ammalati reflussori preferiamo fare il bypass gastrico. Dottor Cutolo, per quanto riguarda i risultati, quali sono? I risultati sono ottimi, sia in termini di calo ponderale, come avevo detto prima, rispetto alla semplice dietoterapia, questi ammalati riescono a stabilizzare il peso perso nel tempo,
sia una remissione del diabete, delle malattie associate, dell'ipertensione, ma soprattutto c'è tutta una rigenerazione psicologica. Gli ammalati si riappropriano della propria vita, riescono di nuovo a camminare, a intraprendere una vita sociale. I giovani ragazzi fuoriescono da quella condizione di isolamento sociale, spesso sono anche soggetti allo stigma, cioè allo sfottò da parte dei propri coetanei, e quindi c'è un circolo vizioso che li fa chiudere in se stessi. Noi siamo in grado quindi di indurre un calo del peso in maniera più facile rispetto a quello che si potrebbe ottenere rispetto a una semplice dietoterapia, però a patto che poi l'ammalato vada incontro a una riabilitazione che consiste comunque in una rieducazione all'attività motoria, una rieducazione alla scelta degli alimenti, dando nel nostro caso una priorità ai proteini, cioè il secondo piatto, una rieducazione alla masticazione. Siccome lo stomaco si rimpicciolisce, c'è sempre un passaggio grande quanto una moneta di un euro, si è obbligati a reimparare a masticare. Ed è una cosa fondamentale perché il soggetto obeso spesso è un soggetto vorace che tende ad ingoiare masticando poco. L'altra cosa importante ovviamente è tutta la riabilitazione che va fatta a livello psicologico. La malattia obesità è una malattia che spesso si annida in una serie di comportamenti errati e quindi non si annida nello stomaco che noi andiamo a tagliare. Lo stomaco è spesso sano, tutto a più c'è un po' di gastrite o un ulcero o qualcosa. La malattia obesità spesso è annidata nella testa e non nello stomaco. Però i nostri interventi attraverso questa produzione di enterormoni che inducono un grande senso di sazietà aiutano tantissimo a questo calo ponderale anche nei soggetti un po' più difficili da trattare. Il percorso psicoterapico però in parallelo è consigliato per tutti quanti gli ammalati, non perché siano pazzi, ma perché devono imparare a gestire diversamente il loro rapporto con il cibo. Okay. Benissimo, dottor Cutolo, è stato chiarissimo e la voglio ringraziare perché lei più volte ha chiamato i pazienti obesi ammalati e giustamente l'obesità malattia, perché io voglio sempre ricordarla a tutti: essere obesi non è un vizio oppure un volere essere, una colpa, insomma, ma chi è malato di obesità ha una patologia. Io la ringrazio molto, dottor Cutolo, è stato un piacere averla qui, grazie. Grazie a voi dell'opportunità che mi avete offerto, gentilissimi. E grazie a tutti i nostri telespettatori per averci seguito fino a questo momento. Io vi ricordo che potete vedere le repliche delle nostre puntate sul portale medicina365.it. Vi do appuntamento alla prossima puntata e vi auguro un buon proseguimento di serata.